9 novembre 2011 siamo a Piazzale dell'Algeres, tabelloni abusivi. Stiamo riprendendo, sto facendo il video, stiamo riprendendo i tabelloni abusivi che praticamente ho fatto la segnalazione all'assessore Duraccio, ai vigili urbani, e vediamo questo abuso di questi tabelloni abusivi che non hanno nessuna autorizzazione del comune. Stiamo riprendendo, vedo siamo a Piazzale dell'Algeres, come si può guardare. E sicuramente non solo lo segnalerò anche al sindaco di questi tabelloni abusivi. Guardate. Come si può notare, e adesso il camion che va a senso unico, con questo ho finito. Sono le 9 meno un quarto, meno 10, finito. Sono le 10 dell'11/11/2011, siamo a Piazzale dell'Algeres, quarto circolo, abbiamo fatto togliere finalmente i tabelloni abusivi. Erano tabelloni abusivi che sono stati messi e sono stati tolti i tabelloni sulla denuncia del sottoscritto, e grazie ovviamente all'intervento dei vigili urbani che alla segnalazione sono intervenuti, e ai cari cittadini che mi hanno segnalato quello scempio che è stato fatto nel video scorso. Come si può vedere, sono stati tolti i tabelloni pubblicitari. Quindi una grande vittoria, un ringraziamento del sindaco. Un attimo, sto facendo il video, ho fatto togliere i tabelloni abusivi che stavano qua. Quindi, come si può vedere dalle immagini, se ben vi ricordate anche il video precedente, vedete i tabelloni abusivi sono stati tolti. Qui c'è una traccia, come si può vedere dalle immagini. Ringraziando ovviamente il comando dei vigili urbani, l'assessore Duraccio. Ovviamente il ringraziamento va a tutta l'amministrazione e sempre pure anche al nostro caro sindaco. Lottiamo per la legalità, un'altra battaglia vinta. Ricordatevi anche quello di Pietrassa che ho vinto, insieme alla collaborazione ovviamente di tutti quanti, la collaborazione del collega Sannino Pasquale di IDV Italia dei Valori, la collaborazione di Ciro Russo, l'assessore Ciro Russo del Comune di San Giorgio, di Fabio Sarcano, segretario di IDV, del segretario PD Iacone Giovanni, e di tutti i cittadini che mi hanno dato una mano. Grazie a tutti, io continuerò a fare il mio dovere dalla parte dei cittadini.